Buongiorno e bentornati a Tech Talk, il nostro appuntamento quotidiano per parlare di tecnologia, innovazione e soprattutto di futuro con dei grandi protagonisti italiani che il futuro lo fanno ogni giorno. Oggi per la prima volta parliamo anche di sport, era ora. Sport tanto penalizzato durante la pandemia, non mi riferisco al calcio, ma a tutti gli altri sport, penso alle palestre, penso a quelli che volevano semplicemente fare sport, e lo facciamo con una grande campionessa, Alessia Maurelli, che è qui collegata con noi. Vieni, ci sei, Alessia. Adesso tanto Ciao! sveliamo una cosa. Che noi abbiamo provato già a farla questa cosa qua e non è partita la registrazione. Abbiamo fatto una conversazione meravigliosa e non la ripeteremo mai più così bella. Sì, ripeteremo Ci tutto anche possiamo meglio. provare? Allora, noi abbiamo cominciato con te che hai fatto una brevissima lezione, che io la voglio rifare. La differenza per noi che seguiamo le Olimpiadi ogni volta ogni 4 anni e che scopriamo tutti gli sport olimpici ogni 4 anni, la differenza fra la ginnastica ritmica e quella artistica. Che Allora, la diciamo? differenza sostanziale fra artistica e ritmica è che nell'artistica utilizzano i grandi attrezzi, quindi la trave, le parallele, la sbarra, mentre nella ritmica utilizziamo i piccoli attrezzi, quindi cerchio, fune, palla, clavetta e nastro. È molto più delicata e ballata, diciamo, è più Sì, morbida, no? in ogni nostro esercizio c'è la musica ed è l'elemento chiave, appunto si chiama ritmica anche per questo. Come la scegli la musica? Ah, la musica in realtà viene scelta nel nostro caso, quindi nella squadra nazionale, dalla nostra allenatrice Manuela Maccarani, e a seconda da caratteristiche delle componenti della squadra, del carattere dell'esercizio, dall'attrezzo. Quindi, ad esempio, quest'anno per le Olimpiadi a Tokyo. Per il nostro esercizio con le 5 palle abbiamo scelto una musica che richiama il Giappone, quindi abbiamo anche un body, quindi un costume che richiama il kimono, perciò ecco, poi È dipende un po' da importante vari anche quella aspetti. parte per vincere una medaglia alla fine, secondo te? Anche la parte del kimono, del body, come è fatto, oppure no? O non conta nulla? Ma Cioè. in realtà non è che ha un punteggio maggiore perché porti No, però magari. magari vi dà più carica? Sì, secondo me più a livello proprio empatico, è vero, non ci sarà il pubblico, però penso che comunque fra volontari, fra anche il clima di Tokyo, secondo me sarà molto emozionante anche per noi. Cioè non ci sarà pubblico neanche in modalità piccola come adesso gli europei, cioè che entrano qualche migliaia di persone, niente proprio? Pare di no. In realtà io anche ieri ne parlavo con le ragazze che probabilmente, dato che abbiamo la fortuna, tra virgolette, di gareggiare l'ultimo giorno delle Olimpiadi, quindi il 9 di agosto, quindi penso che tutti gli atleti siano tranquilli da Covid, da gare e magari potrebbero venire a farci il tifo in palestra. Almeno questo, sì, perché manca tanto secondo me, si sente tanto la differenza. Senti, passo indietro, ho visitato a lungo il tuo profilo Instagram, che è un profilo bellissimo, curatissimo. Lo gestisce un tuo social media manager o fai tutto da sola? No, in realtà faccio tutto da sola perché mi piace in realtà poi condividere quello che è il mio lato ginnico, il mio lato personale, quindi non mi pesa, anzi mi piace parecchio. Solo Instagram, vero? Sì, un pochino Facebook. Però Facebook è una roba per i genitori, lo E facciamo, io, per favore. esatto. Poi tipo TikTok, per ora ancora non mi sono avvicinata a questo mondo. In realtà, forse perché io caratterialmente sono molto artista. Quando parte una musica improvviso, invento, non mi piace fare poi sempre una cosa fissa. E la modalità di TikTok di ripetere una cosa che è già stata fatta non mi fa impazzire. Quindi per ora non è la mia piattaforma social. Però sul tuo profilo Instagram a un certo punto hai ripescato una cosa di tanti anni fa, relativamente tanti, perché tu hai 24 anni, giusto ancora? Tanto fai il Sì. compleanno quando sarai a Tokyo più o meno, no, forse sarai appena tornata a fine agosto. Esatto, poco dopo. E ho Bene. fatto il compleanno a Rio durante L'hai fatto. la cerimonia di chiusura. Allora, vedevo che hai postato un video della tua prima medaglia quando eri bambina. Ed è un video molto carino perché si vede che tu arrivi terza. E mentre al momento della premiazione ti avvicini alla prima che era più in alto, anche perché è più grande di te, credo, non solo per lo scalino del podio, e gli dici: Ehi, brava, complimenti, che è tanta roba, eh? Cioè, sei stata super sportiva. E Sì, però, è vero. Avevo cosa hai 7 aggiunto anni. dopo?
Sì, avevo 7 anni, era la mia prima gara. Io mi ricordo proprio che sono salita sul podio e era la mia aspirazione salire sul podio. E l'ho guardata, sapevo che aveva fatto una buonissima gara e che io potevo migliorare invece. Quindi mi ricordo proprio che le ho detto: ehi, brava! Però dentro di me poi ho pensato: la prossima volta mi preparo ancora di più e magari che mi fai complimenti sei tu. Senti, più o meno quando hai capito che la ginnastica sarebbe stata la tua vita? Ancora a 7 anni stavi alimentari, la facevi per gioco, immagino e basta. Sì, in realtà non è che ho scelto la ginnastica perché l'ho vista e l'ho apprezzata. Mi sono ritrovata in palestra per una serie di cose e da lì ho imparato ad amarla e mi si è formata questa passione che penso che porterò poi per sempre. Però quindi non sono stata io a scegliere la ginnastica, ma è stata proprio la ginnastica a scegliere me e ora è la mia vita. Senti, ho visto, lo dicevo all'inizio, che hai vinto nella tua vita tantissime medaglie. Quella che è mancata, che poi in gergo visto si chiama ancora veramente medaglia di legno quando arrivi quarto, quella Sì. che è mancata è quella di Rio, che siete arrivati quarti anche in una gara contestata, cioè non era proprio, non sono stati generosissimi i giudici con voi. E quindi immagino con quale senso di rivalsa aspettassi le Olimpiadi un anno fa, quelle di Tokyo. Beh, assolutamente sì, le Olimpiadi di Tokyo sono l'evento che più con la mia squadra stiamo aspettando, soprattutto insieme a Martina Centofanti, che è la mia compagna di squadra, che insieme a me ha fatto le Olimpiadi di Rio e che con me ha continuato questo percorso con le nuove ragazze che sono arrivate e che, con cui durante questo quadriennio un po' allungato abbiamo poi ricostruito questa squadra per arrivare a Tokyo e riprenderci quello che veramente vogliamo, perché fra tutte le medaglie Senti, è diciamolo questa chiaramente, quella ma che tu pu vogliamo. punti alla medaglia d'oro? Puntata alla medaglia d'oro? Puntiamo alla medaglia, poi il colore dipenderà dalla gara. La nostra è una disciplina dove i giochi sono aperti, quindi in quei 2 minuti e mezzo ti giochi tutto il lavoro di una vita. Può andarti benissimo, puoi davvero fare l'esercizio che hai preparato e quindi con i tuoi vari automatismi e la tua tranquillità. Ma può esserci una traiettoria sbagliata di una palla e ti sei giocata tutto. Quindi la gara è la gara e il nostro sport è tutto aperto. Senti, si sente già adesso che sale l'adrenalina da giochi o è troppo presto? Perché comunque manca ancora un mese e mezzo, quanto manca? Ma allora, io devo dire che probabilmente dal mese scorso in cui abbiamo ripreso a gareggiare, comincio un po' a sentire quell'adrenalina, quella cosa che a Noi noi diciamo piace, che che a quando noi uno si innamora sente gariste. le farfalle nello stomaco. Voi siete già farfalle, È cosa sentite? vero, noi siamo già farfalle, quindi le farfalle non le sentiamo, però anche a noi un po' di brividi ci vengono quando siamo in pedana, quindi ci affidiamo a quelli. Senti, sei in forma in questo momento dopo un anno e mezzo così complicato? Cioè, ci arrivi bene? Ci arrivate bene, Direi siete una proprio squadra? di sì, esatto, direi proprio di sì. È stato un anno questo del Covid che veramente ci ha messo alla prova sotto l'aspetto fisico, perché comunque fisicamente un anno in più di ginnastica nel nostro sport, dove 9 ore di allenamento tutti i giorni si fanno sentire anche a livello proprio traumatico di infortuni. E anche a livello psicologico, perché io poi è vero, sono giovane, ho 24 anni, ma nella mia disciplina 24 anni sono un'età avanzata. Penso di essere la terza o quarta più vecchia nella mia disciplina in campo internazionale, quindi insomma, un anno in più di ginnastica è un anno che si è fatto sentire anche a livello Cioè, psicologico, però. la tua carriera sportiva teoricamente già sta al massimo, cioè finite presto. Sì, una campionessa di ginnastica bene o male arriva a 20-21 anni, Quindi sei già 18 oltre. a... io sì. Ma io quando ero piccolo impazzivo per questa ragazzina rumena che si chiamava Nadia Comaneci. È stato importante anche per te?
Beh, in Sì. realtà lei è di artistica. Sì. Non l'ho seguita tanto perché non era fra i miei idoli, però ovviamente so la sua storia, so tutto quello che ha fatto, quindi Perché mi ricordo che anche lei era finì presto, giovanissima. cioè in quella Sì. disciplina cominciano prestissimo e finiscono prestissimo. Pensavo che nella vostra fosse un Esatto. po' più lunga, invece no. Quindi queste No, Olimpiadi che peccato. ti giochi tutto come puoi, diciamo. Non ti voglio mettere pressione, diciamo così. No, no, beh, poi in realtà, guarda, anche io non voglio portarmi nessun tipo di sfortuna possibile, però comunque sto bene fisicamente e poi in realtà dopo le Olimpiadi dobbiamo affrontare anche il Mondiale, che è sempre in Giappone, che ci hanno con Quindi molta li hanno attaccati. simpatia messo. Esatto, ci hanno messo subito dopo le Olimpiadi, qualche mese dopo, perciò. Vediamo, facciamo le Senti, Olimpiadi e poi si calma. un passo indietro. L'anno scorso l'Italia, il 9 marzo, 8 marzo, entra il lockdown e si ferma tutto. Non era ancora scontato che rinviassero le Olimpiadi. Voi dove stavate, che facevate? Cosa avete pensato? Beh, allora, noi ovviamente è stata una notizia davvero pesante perché erano 4 anni in cui ci stavamo preparando alla grande, tra l'altro ci siamo qualificate per le Olimpiadi nel 2018, quindi ora sono 3 anni di anticipo. E quando è uscita quella notizia abbiamo deciso con la nostra allenatrice di continuare la nostra preparazione e di rimanere in hotel, perché noi viviamo in un hotel 11 mesi l'anno. E abbiamo la palestra qua vicino e Davvero, abbiamo Alessia, in deciso questo appunto. albergo ci state solo voi? O è aperto anche al pubblico? Proprio No, no, no. l'albergo è la vostra casa? L'albergo è separato dalla palestra, è la nostra casa, ma è un albergo dove ci sono altri clienti. Però Ah. la palestra è molto vicina da qua. E E insomma, dove sta il nel posto? Dov'è il posto? è ad Esio, in provincia di Monza, vicino a Sì. E Milano. invece d'estate vi D'estate spostate? sì, esatto, andiamo a Follonica in Toscana, vicino al mare. Senti, una vita 11 mesi all'anno in albergo è un peso anche psicologico non banale. Tu c'hai anche una casa a 24 anni? Sì, allora Non... io ho lasciato la mia famiglia a 17 anni e vivo in una stanza di hotel da quando sono arrivata qua. E devo dire che è una vita con i suoi pro e i suoi contro. Noi siamo in 10 ragazze e viviamo tutte insieme qua. E poi secondo me Un è po' come proprio. una puntata del collegio tutta la vita. Esatto, sì, più o meno. Però ecco, poi oltre a essere compagni di squadra ci ritroviamo proprio a instaurare un rapporto dove diventiamo praticamente sorelle, quindi poi in pedana non fai la squadra solamente con una tua compagna, ma praticamente con tua sorella, quindi ti capisci con uno sguardo, con un gesto. È bellissimo questo. Senti, sul tuo profilo Instagram c'è una definizione delle guerriere che ho trovato potentissima. Pensavo che l'avessi tirata giù da questi libri tipo L'arte della guerra di Sun Tzu, che tra l'altro è un po'... quasi non ti assomiglia se uno ti ascolta in questo momento e non si ricorda come sei in pedana. Guerriero è colui che rischia con coraggio, sacrifica tutto per un obiettivo, torna a casa con i lividi sui gomiti, affila le proprie armi fino all'ultimo istante, racconta le grandi vittorie e impara tanto dalle sconfitte, accetta il proprio destino e soprattutto affronta le guerre insieme alla propria squadra. Onorata di essere al vostro servizio, questo è un messaggio da capitano. Sì, è un messaggio che ho scritto io quando tornavamo da Pesaro, quindi dall'ultima Coppa del Mondo dove siamo tornate con 2 medaglie d'oro. È vero, siamo farfalle, siamo leggiadre in pedana, però tutto quello che poi ci porta a essere così è dovuto dal nostro allenamento, da tutta la preparazione, da 9 ore ogni giorno in palestra, dal sudore, dalle lacrime, dai sacrifici. Ed è proprio questo poi che ci porta a essere guerriere con i Ma lividi l'avete fatto tutti sui quel gomiti. tatuaggio? Ce l'avete tutte? L'abbiamo fatto noi della squadra, noi Bello. 5 titolari che andremo a Tokyo. Beh, siete davvero unite, unite, unite. Da quanto sei capitano? Sono capitano da dopo le Olimpiadi di Rio, quindi dal 2016. Diciamo che caratterialmente sei un capitano, o sbaglio? Cioè sei una che... Anche Sì, quando dici sono al sono. vostro servizio, è il capitano migliore, non quello che comanda. Ma quello che gioca per tutta la squadra, quello che fa passare Sì, la paura agli è altri, questo è un vero. capitano.
Non mi piace comandare, non mi piace a tutti i costi farmi seguire dal gruppo. Io, la mia allenatrice mi dice che sempre sono una trascinatrice. Io vado per la mia strada e sento il gruppo e mi carico dal gruppo. Quindi, secondo me, poi è questa la cosa migliore che può fare un capitano, quella di affidarsi alla sua squadra e farsi fi far creare fiducia, insomma. Alessia, quanto la tecnologia cambia uno sport così pulito, elegante, essenziale come il tuo? In tanti sport sta entrando in maniera importante. Per esempio, oggi vedevo che stanno applicando l'intelligenza artificiale per migliorare il gioco a tennis di Sinner e lo analizza un algoritmo per capire se colpisce bene, come cambiare l'accordatura, che tipo di racchetta. È la matematica al servizio delle prestazioni sportive. E c'è in tanti sport, anche nel calcio, associazioni sensori addosso ai calciatori e ti rianalizzano la partita. Da voi esiste questo ruolo della tecnologia o siete ancora un'oasi, diciamo, incontaminata? Allora, in realtà esiste, secondo me potrebbe ancora migliorare, perché il nostro poi è uno sport dove i giudizi vengono dati dalle giudici, quindi dalle persone che guardano il nostro esercizio e ci danno il punteggio. Da diversi anni è presente il ricorso e quindi a fine dell'esercizio, se il punteggio secondo noi, secondo la nostra allenatrice, non è appropriato alla prestazione, possiamo fare ricorso. Quindi le Quindi giudici avete il VAR riguardano della il video. ginnastica? C'è una specie di Esatto. VAR, infatti. Sì, carino. Esatto. Riguardano l'esercizio, lo rigiudicano e decidono se confermare o cambiare il punteggio. Ma a Rio già c'era il VAR? A Rio c'era già, sì. E l'avete chiesto quando vi hanno dato il voto che vi ha mandato al quarto posto? In realtà no, perché poi ci hanno scavalcato all'ultimo, quindi non sapevamo se la squadra, la Bulgaria in questo caso, avrebbe preso più di noi. Io ricordo proprio che quando è uscito il punteggio ho guardato Emanuela Maccarani, la mia allenatrice, ho detto facciamo ricorso, però non ha voluto. Lei sapeva che quel punteggio era giusto per come avevamo fatto. Però poi tu mi racconti che quindi lo applicate durante le gare per rivedere le prestazioni, però non lo applicate per esempio negli allenamenti per migliorarli. È ancora uno sport come si faceva una volta, mi verrebbe da dire. Beh, in realtà, vabbè, poi nei nostri allenamenti abbiamo tantissime volte in cui ci riprendono, ci filmano, riguardiamo a rallentatore dei pezzi dell'esercizio per correggere il dito, la mano se è messa nello stesso modo della compagna, quindi poi lo sfruttiamo così il nostro video Sì, per ma migliorare questa è cosa. anche bello che sia ancora così, diciamo, incontaminato come momento in cui siete voi, la musica, degli attrezzi leggeri e molto. Quello che poi in realtà visto da fuori sembra quasi improvvisazione, cioè è così naturale che uno dice, beh, è ovvio che stanno facendo questa cosa, mentre magari l'avete provata per 5 anni. No, credo che le cose Esatto. più belle, cioè, la cosa più bella è che sembra naturalissimo, ma che dietro c'è un lavoro incredibile. Un'altra cosa bella è che ogni tanto ci dicono: ma fate fatica? Ed è, cioè, per noi che usciamo col sorriso, salutiamo la giuria e il pubblico, e in realtà dentro hai un fiatone, hai un affanno, però sorridi, esci, e solo quando sei vicino al tuo borsone fuori dalla pedana di gara, allora lì puoi un attimo rilassarti, però è uno sport bello tosto. Senti, per molti allenatori sportivi e per molti atleti non professionisti, quest'anno è stato l'anno in cui abbiamo fatto sport in casa. No, molti si collegavano come siamo collegati io a te adesso e facciamo lezioni di qualche tipo, oppure con delle app, col telefonino. Un anno complicatissimo per lo sport da questo punto di vista. Per fortuna con la tecnologia un po' qualcosa abbiamo fatto. Cioè quando ci hanno vietato Sì. anche di correre, che io mi ricordo che correvo sotto casa e mi guardavano male, eppure facevo il giro del palazzo, ho detto, Dio mio, cioè, adesso nel secondo lockdown è stato un po' più morbido, il primo era proprio durissimo. Sì, è vero. Anche noi abbiamo sfruttato questa tecnica degli allenamenti online. Tantissime ragazze delle società, come ad esempio la mia di Ferrara, hanno continuato a fare gli allenamenti online. E i miei complimenti vanno a queste bambine che hanno avuto la tenacia e la forza fisica e mentale di continuare a coltivare la propria passione da casa, con
senza poter lanciare gli attrezzi per il soffitto basso della propria cameretta, però continuando ogni giorno ad andare avanti e a credere nei propri sogni. È più o meno quello che abbiamo fatto anche noi, però ovviamente abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione la nostra palestra per la preparazione olimpica e quindi abbiamo continuato così. Poi ci sono state diverse modalità anche per noi, ad esempio abbiamo gareggiato online, abbiamo fatto una gara con la Russia online e una con la Germania. Raccontami questa gara, com'è andata? Ma in realtà è stata molto strana perché comunque fare una gara nella propria palestra con nella nostra accademia, l'Accademia Internazionale delle Farfalle, abbiamo proprio le nostre foto dietro di noi, è stato particolare, avevamo una troupe che ci filmava da ogni angolo della pedana e mandavano il nostro video alle giudici che ci guardavano in diretta e ci davano il punteggio in quell'istante mentre ci guardavano in diretta. È stata particolare, interessante e anche un modo per ricominciare poi dopo un anno di stop. A sentire un po' la gara. Esatto. Senti, un altro po' di cose prese dal tuo Instagram, mi ha colpito vederti ai fornelli. Adesso dopo che mi hai detto che abiti in albergo è già più normale, la cucina sarà la vostra cucina, cioè immagino che farete scorribande, ma ho visto ai fornelli con una padellone con della pasta. Quanto è importante la dieta? Perché tra l'altro spesso purtroppo per le ragazze anche adolescenti c'è questo condizionamento di non mangiare la pasta. E tu vai su Instagram da atleta olimpica e dici guardate che mi sto mangiando, è quasi uno spot al contrario. Ma in realtà io con le ragazze abbiamo, è vero, siamo sempre, dobbiamo essere sempre in forma tutto l'anno, perché poi entriamo in pedana in body, quindi per noi ragazze è importante anche questo. Però ecco, poi allenandoci così tanto, siamo seguite da un nutrizionista e la pasta per noi è fondamentale anche perché poi per affrontare quegli allenamenti così pesanti ci servono questa sostanza, quindi insomma. Che sia pasta o che sia un dolce ogni tanto, che Ci sia sta. pizza sì, per rilassarsi un attimo, ci sta e ci deve stare. Senti, un po' di cose più personali, una la racconti su Instagram sulla tua biografia. Sei una leopard lover, un amante dei leopardi. Sì, allora, in realtà è nata da quando sono nata io questa mia passione. Ho anticipato tutte le mode perché ora va super di moda, però io da sempre, da quando sono piccola, ho sempre voluto tutto leopardato e addirittura mia mamma mi diceva: "Guarda, Ale, non è che sia questa grandissima stampa così bella, però ecco, sono sempre stata una leopardo lover." Senti, ma il leopardo lover è il rivestimento del volante della tua macchina, è leopardato? Vero? Sì. Peccato, in qualche video si vedeva. In Sì. realtà il volante, come tutta la mia camera, è leopardata, quindi è la mia. Penultima domanda. Sono stato molto colpito positivamente della bellezza della dedica che fai al tuo fidanzato, ammesso che sia ancora il tuo fidanzato, non lo so, spero di sì. Però tu gli dici, Lo è. auguri a te, anima più bella che io conosca. Bellissimo, anima più bella. A te che sei il mio rifugio sicuro e l'eccezione che ha fatto sballare la mia lancetta delle emozioni. Per raccontarsi così sui social, hai un bellissimo rapporto con te stessa, una definizione. Hai aperto il tuo cuore a tutto il mondo con quel messaggio. Ci hai fatto partecipi tutti della tua storia d'amore. Sì, in realtà questa cosa della lancetta, dell'emozione è sempre stata un po' una delle mie paure. Io con la squadra, con le ragazze, con tutte le esperienze che fortunatamente ho vissuto con la ginnastica, ho sempre pensato che magari le farfalle nello stomaco che magari provavo in un podio mondiale, cantando l'inno, vedendo la bandiera italiana alzarsi per noi, non l'avrei mai provata in una storia d'amore o comunque in un altro tipo di emozione. E invece mi sbagliavo, sono cose completamente diverse, sono cose che vanno solamente scoperte, trovate e Che bello. apprezzate. E quindi E l'hai condivisa con tutti, tra grazie. l'altro. Sì, Sì, vedo mi che in rete piace in è un realtà. rapporto buono, cioè non sei timida in rete. Cioè No, racconti la tua vita con naturalezza. sì, non, mi piace mostrarmi per ciò che sono, non sono solamente
il capitano della squadra nazionale, ma sono una ragazza, ho le mie passioni, ho i miei pensieri, ho i miei dubbi, ho le mie paure e mi piace raccontarmi così. Senti, telegraficamente ci sono gli europei adesso? Esatto. Senti già l'ansia da europeo? È la prova generale? Sì, è la prova generale, senza le nazioni come il Giappone, la Cina, però no, nessuna ansia, siamo prontissime e vogliamo spaccare. Immagino che per una come te adesso c'hai europei, olimpiadi e mondiali in 3 mesi, pensi solo a quello. Ci pensi mai a quello che ci sarà dopo nella tua vita? Cioè, se io ti dico la parola futuro, tu che cosa dici? Futuro dico reinventarmi, perché per come è successo con la ginnastica non avevo un piano definito, non avrei mai pensato di quel giorno in cui sono entrata in palestra di fare di quello sport la mia vita fino a 24-25 anni. E quindi penso che cercherò un po' la mia strada e il mio futuro, me lo creerò come ho fatto con la ginnastica. Non ho paura però. È stato bellissimo parlare con te e ti faremo tanto per te in tutte queste gare. 8-9 agosto sono quelle olimpiche? Esatto. Perfetto, 8-9 agosto saremo lì a tifare come dei pazzi, una volta ogni 4 anni. Lo Grazie. facciamo tutti. In bocca al lupo, grazie per il tuo sorriso e per le cose belle che ci hai Prego. detto oggi. Grazie. Si dice in bocca al lupo agli atleti, vero? Assolutamente sì. Perfetto, in bocca al lupo, ma un po' anche al leopardo. Grazie a voi che ci avete seguito. Grazie. Grazie Alessia, ciao. Ciao. Ciao.